Bene, che dire, purtroppo siamo come se, dispiaciuti, non riusciamo a sbloccarci in campionato, non riusciamo ad avere anche la stessa faccia e soprattutto la stessa sicurezza che abbiamo nelle partite di Coppa e non riusciamo ad averle in campionato. Soprattutto abbiamo questi momenti dove sono esattamente i momenti dove comincio a pensare di essere dentro la partita e anzi di cominciare a prenderla in mano, e abbiamo questi momenti così di grande fragilità dove passiamo da momenti di entusiasmo a momenti invece di completo smarrimento. Questo è quello che ancora non riusciamo, su cui non riusciamo bene a intervenire proprio su questa cosa, il fatto di rimanere nei momenti in cui o per i meriti dell'avversario o al contrario per i nostri demeriti c'è qualcosa in campo che non va, in quel momento lì invece di tenere botta e di mantenere la linea e soprattutto mantenere l'idea di mantenere stare dentro la partita, noi purtroppo ci sciogliamo. E passiamo in questi momenti, dai momenti migliori, in due azioni passiamo invece a momenti molto critici, quindi poi anche il punteggio dopo ci ha punito, al di là di quello che invece era stato l'andamento di tutta la partita, abbiamo pagato caramente naturalmente le loro percentuali da 3 punti, e questo vuol dire che evidentemente anche agli avversari probabilmente diamo quest'idea di essere in difficoltà, però non abbiamo energie su cui poter da perdere pensando a questa partita. E dobbiamo continuare il nostro bel cammino europeo. Mercoledì abbiamo una partita importantissima, dobbiamo giocare al 100% per provare a prendere una vittoria che ci darebbe fiducia, ci darebbe soprattutto la continuità in un viatico in Eurocup che sta andando invece molto bene. Quindi è un momento duro, però stiamo mettendo tutte le forze che abbiamo per cercare di trovare la maniera invece di riuscire a rispondere sul campo ai momenti di difficoltà.